scritto deve molto a papà. Papà era un vecchio militante comunista e grande appassionato anche di cose popolari. Papà non era, insomma, un intellettuale di quelli là, come dire, che faceva il cardiochirurgo, il magistrato di sinistra, era uno che faceva il piazzista. E quindi la domenica si imbriacava. Noi ci facevamo queste scafarelle di pasta e fagioli, maccheroni, queste cose qua. Papà si imbriacava, metteva questo Lesafon stereo piccolissimo e metteva in ordine, in rapida successione, tre dischi che erano sempre gli stessi. Treno del sole di Profazio che canta Buttitta, coro dell'Armata Rossa e Lamento dei mendicanti. Per cui mi sono fatto tutta questa infanzia ascoltando Sto Matteo Salvatore. Matteo, ho avuto poi la fortuna di conoscerlo perché al Teatro Kismet, se non sbaglio, stiamo parlando del 95 o 96, mi chiesero di fare un concerto con Arte Ensemble Soccapa e mi proposero un ospite, scegli un ospite. Ovviamente loro pensavano a un jazzista, perché a me mi associano sempre a questa musica, il jazz, che mi piace, ma mica tanto, insomma, no? Per cui pensavo. Poi ho cominciato a produrre cose mie, a fare dischi, a fare queste cose qua. Di Matteo non se ne sapeva quasi più niente, era scomparso, fagocitato da quei terribili anni 80 che avevano fatto piazza pulita di tutta la musica popolare, tradizionale, che avesse un contenuto vagamente, insomma, alternativo alla cultura dominante, no? Erano anni in cui erano scomparsi dagli Intillimani a Matteo Salvatore. Per cui negli anni 90 feci un disco che si chiamava Spiritus Mundi e decisi che questo Matteo Salvatore non lo potevo conoscere solo io, insomma, c'era bisogno, come per Victor Jara, che in qualche maniera i ragazzi che avevano 20 anni, che in quell'epoca stavano occupando i centri sociali, sapessero chi era Matteo Salvatore e che cosa cantava. Quindi facemmo tre pezzi: Brutta Cafona, La Nascita, ma soprattutto Padrone Mio, che è rimasto un po' nel cuore di tutti, insomma, di quella generazione. Se lo volete potete pure ballare, insomma. Matteo fu un incontro giusto, buono, perché evidentemente era una cosa che poteva e doveva funzionare. Da allora ci siamo incontrati altre volte e per me Matteo rimane una di quelle figure che ha in comune con altri che vengono da posti, da paesi, da geografie molto più lontane.
una maniera di cantare e di suonare la chitarra che è però stranamente comune. Cioè, penso per esempio a Atahualpa Yupanqui, argentino, o a Simón Díaz, venezuelano. E quella maniera di suonare la chitarra che sembra a volte più un'arpa che una chitarra, che è sorprendente, no? Per una persona che non ha studiato la chitarra spagnola di Tarrega o dei Sanz, insomma, no? Per cui io gli riconosco, e gli ho sempre riconosciuto una maestria, quello che si dice, spesso mi chiamano maestra a me, no? Era Matteo che era maestro, senza aver fatto scuola, senza aver fatto niente, tanto è bello, poi se lo zuccavano, insomma, quando Matteo andava a Torino, Calvino, tanti altri, le storie di Matteo se le succhiavano, perché erano storie vere, storie importanti, storie che spesso purtroppo oggi nessuno è capace più di raccontare per bene. Forse dobbiamo aspettare che qualche immigrato oggi sappia raccontare quel mondo visto dal basso, ed oggi il basso è soprattutto il luogo. Ma quell'umanità in qualche maniera, no? Matteo raccontava senza retorica del sottoproletariato non urbano perché ne era parte, quindi in qualche maniera era partecipe della disperazione, della disgrazia di chi viveva ad Apricena o viveva al sud in quegli anni, ma ne sapeva cogliere anche l'aspetto tragicomico, l'aspetto umano, l'aspetto allegro, perché fortunatamente per noi i soldi non vanno di pari passo con la felicità. E racconto di questa famiglia che tenta il chiappasso 10 lire romascolo e per 14 volte si becca 5 lire. Sono cazzo cagavo, scusate l'espressione, ma 14 volte le femmine sono tutte da maritare, cioè erano proprio un bel problema. Per cui a un certo punto il nonno là si mette sotto, a nonno ci facette finalmente una pasta e fasù con l'arda, si fatta così, non la solito, insomma, si diede da fare, dopo 9 mesi finalmente uscì per la prima volta la 10 lire sotto forma di un bel maschietto, eccetera, eccetera. Erano tanti gli invitati, storie, storie della povera gente, storie che erano tragiche, penso a Lo Polverone, penso a Padrone Mio, ma a volte erano anche
c'era un affetto rispetto ai propri simili che trasbordava anche nell'allegria, no? Nel raccontare le cose, penso alla nascita, penso alla bicicletta, che ne so, insomma, no? Era una persona, un poeta, come lo è stato Buttitta, per esempio, che sapeva interpretare i propri tempi e sapeva raccontare con la sintesi della poesia cose che altri invece casomai dovevano spendere fiumi di parole, scrivere volumi, insomma, per fare quello che lui diceva entro parole. E la terra quante po' io la fatica l'urin se la gode quando è tornata da fatia ma se per poco con Matteo ci siamo incontrati altre volte a Genova, ci siamo visti a Manduria, mi ricordo, per uno dei primi appuntamenti di Libera, se non sbaglio, insomma, e poi ci siamo rincontrati ogni tanto a Napoli. Poi Matteo, dopo è successo quello che succede, quello che sta succedendo oggi secondo me anche con Enzo Del Re. Io sono convinto di una cosa, che la musica tradizionale, la musica popolare, quando perde il proprio contesto, che è una cosa molto semplice, che bisogna sempre avere rispetto e bisogna ricordare che quella è musica degli ultimi, musica di chi non conta niente, musica di chi viene sfruttato, musica di chi viene maltrattato dalla storia e soprattutto dal padrone. Quando si dimentica questo e si esce al di fuori di questa questione, si entra nel campo della speculazione, nel campo della mercificazione in qualche maniera, no? Di certe figure, e quanti ci si attaccano sopra poi, no? E questo succede soprattutto quando queste persone scompaiono, che fino a quando sopravvive nessuno se ne ricorda, eppure Matteo, insomma, ha sofferto, cioè non è uno che se ne è visto un granché bene rispetto a quello che ha prodotto, insomma, no? Dopodiché, quando scompaiono, tutti quanti erano amici di Matteo, erano amici di Enzo, avevano fatto questo per Matteo, avevano fatto questo per Enzo. Per carità, io vorrei che oggi tutti facessero, cantassero e suonassero le cose di Matteo, così come di tanti altri che non ci sono più. Spero, per me è un destino diverso, cioè voglio dire, ricordatevi della gente quando è viva, non quando se ne è chiusa, insomma, perché penso che sia meglio per tutti, perché ne deve usufruire per loro e anche per chi cerca di sfruttarne l'immagine. Lui.